Incredulità, dolore e rabbia per l'atroce delitto. Sono questi i sentimenti della comunità villarichese dopo l'omicidio della 90enne Teresa Castellone, ritrovata senza vita, legata ed imbavagliata nella sua abitazione. In tanti conoscevano la donna, nota anche come Sisina 160, perché da sempre molto attiva e soprannominata proprio così come l'autobus che fino a qualche anno fa percorreva le strade dell'area nord. Una famiglia molto stimata in città, umile e lavoratrice. Marito contadino e lei che per anni ha lavorato come donna delle pulizie mentre cresceva le tre figlie. Ora i cittadini di Villaricca sono sconvolti e si chiedono il motivo di quanto avvenuto. Una bravissima persona, bravissima. Non lo so, figlio mio, che non sappiamo noi quello che succede, quello che non succede. Oggi come oggi c'è sta miseria e vanno a fare come hanno a più uguali. C'è paura dopo quello che è successo magari? Come no, perché noi siamo in due paesi, non è mai successa una cosa del genere, mai. Era una brava donna, so, ci ha fatto suo, come ci mai mettere pure paura, ci riporta d'arabi, perché ci accidono fino a dentro. Vedova da parecchio, un marito ci sei morto. Però era attiva come sì, 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 sì. Chiamavano 160, correva sempre essa. Una brava donna. Che idea si è fatto di quello che è successo? Io abito, non abito a Villaricca, però la conosco, abito adesso a Giuliano, però la conosco da quando era ragazza questa donna, e suo marito e tiene tre figli, è una donna che ci usava a fare, non ha fatto mai niente, una bravissima donna, non è lavorativa. Ora femmina, quella non teneva niente, quella non teneva niente, non è che aveva qualcuno, penso io. Perché è andata sempre a fare che era pezzella, un marito è pezzella, aveva tre figlie femmine. La prima ipotesi è stata quella di una rapina in casa finita male, adesso si fa largo anche la pista di un tentativo di truffa. Per i vicini però la donna era molto lucida nonostante l'età e non avrebbe aperto a sconosciuti. Molto buona, religiosa, molto umile. E quando è successo questo fatto a noi ci ha toccato molto, tanto a tutti i vicini di Riuna, a tutti noi, è una persona tanto umile, tanto religiosa, dava sempre degli ottimi consigli, certamente sono cose che succedono, speriamo bene che vengano presi questi malfattori. Questo non ti so dire niente, sono tutte delle ipotesi, diciamo così, ma non è che non avrebbe aperto agli sconosciuti, senz'altro, evidentemente. Ha infistato qualcuno, certamente. Anche il sindaco di Villaricca aspetta l'esito del lavoro degli inquirenti ed afferma che l'amministrazione comunale cercherà di essere sempre più vicina a soggetti deboli ed indifesi come gli anziani. Io ieri sono rimasta sconvolta soprattutto dall'efferatezza di questo delitto e ovviamente nei confronti di un soggetto debole, perché è una persona di 91 anni. Ho detto che siamo vicini alla famiglia, è ovvio che per qualsiasi determinazione noi aspettiamo poi gli esiti delle indagini, sicuramente i carabinieri e la magistratura staranno facendo il loro lavoro e presto, diciamo, ci daranno delle citazioni in merito. Sicuramente abbiamo già previsto delle campagne informative, l'abbiamo fatto già in tempi non sospetti ad agosto quando abbiamo introdotto un SOS anziani per evitare le truffe agli anziani che diciamo spesso si sentivano in televisione e che forse diciamo era necessario far conoscere agli anziani anche attraverso il nostro centro anziani che funziona benissimo. Quindi in questo senso ci muoveremo prevedendo ulteriori forme, quindi quello che è già stato fatto e facendo ancora ulteriori interventi sia con la Polizia Municipale e sia con altre campagne di sensibilizzazione laddove fosse necessario.